Presto, per l'esattezza alla fine di novembre, Costanza Caracciolo darà alla luce la sua bambina. Un momento davvero speciale per l'ex velina di Striscia la notizia che, però, non può dimenticare la sofferenza per l'aborto spontaneo avvenuto un anno. Un dolore profondo, che ha segnato in maniera indelebile la vita della bella Costanza, scoppiata in lacrime davanti a Silvia Toffanin, negli studi di Verissimo. Costanza Caracciolo e il dramma dell'aborto spontaneo. Alla fine di novembre sarà mamma. Costanza Caracciolo è radiosa, sta vivendo un momento davvero speciale nella vita di una donna. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la compagna di Bobo Vieri racconta tutta la felicità di questo periodo, l'emozione della gravidanza e l'imminente parto. Una bimba in arrivo a novembre, una gioia che non ha eguali, ma Costanza, ad un certo punto dell'intervista, non può fare a meno di parlare di un'altra gravidanza, però bruscamente interrotta. Un aborto spontaneo, che un anno fa ha negato a lei e a Christian la gioia di diventare genitori. Un dramma, una grande sofferenza che, inevitabilmente, ha lasciato un segno indelebile nella vita della coppia. Il doloroso ricordo, ha aperto una ferita che mai si rimarginerà e davanti alla Toffanin, Costanza non ha potuto trattenere le lacrime. Quando sono rimasta di nuovo incinta ho scelto di non dirlo subito. Avevo paura, anche se la gente mi ha criticato molto su Instagram perché nascondevo la pancia. Ma l'ho fatto per difendermi. L'anno scorso non volevo uscisse la notizia della mia dolce attesa, non ero ancora entrata nel terzo mese di gravidanza. Il giorno stesso in cui è uscita la notizia io ho abortito, è stato devastante. Ora però è passato, sono qui e sto lievitando, ha detto con un sorriso la bella siciliana. Tante donne mi scrivono sulla bella.